Video news di sabato 30 settembre 2023, questi i titoli. Tentato omicidio a Fermo, gravissimo un uomo dopo un colpo di pistola al viso. Il ministro Matteo Salvini in visita a Macerata nella sede della provincia. Doppio appuntamento in questo fine settimana a Valfornace. Bentrovati, apriamo come sempre con la cronaca. Un fatto gravissimo si è verificato questa notte a Fermo, nel quartiere di Lido Tre Archi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un 33enne tunisino sarebbe stato inseguito fino a via Aldo Moro a piedi da un gruppo di persone, una delle quali gli ha poi sparato un colpo di pistola al volto. Il proiettile è addirittura fuoriuscito da una guancia. L'uomo, che avrebbe tentato di difendersi poi con un cacciavite, è salvo, ma è in gravissime condizioni. E dal Fermano torniamo in provincia di Macerata. Incidente in località Chiarino Recanati, un ciclista è stato trasportato all'ospedale di Ancona in codice rosso in eliambulanza in seguito a un sinistro con un autobus. Stando alle prime ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato urtato in corsa da un pullman che l'avrebbe disarcionato e spinto fuori dalla carreggiata, facendolo poi finire contro un palo. E ancora un incidente stradale, questa volta a Civitanova, scontro tra scooter e furgone. Un uomo di 52 anni è stato soccorso in eliambulanza. Il bilancio dell'incidente, che è avvenuto intorno alle 16 di ieri pomeriggio lungo la statale Adriatica in via Cristoforo Colombo, appunto a Civitanova Marche. A causa dell'impatto lo scooterista è stato sbalzato a terra, ha lanciato l'allarme, sono accorsi sul posto i mezzi di soccorso del 118. E ancora sulla cronaca, nei prossimi giorni, precisamente il 6 dicembre, ci sarà la prima udienza del processo di appello per la tragedia di Rigopiano. Vediamo il servizio. È stato fissato per il 6 dicembre prossimo il processo in appello relativo alla tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, che il 18 gennaio del 2017 fu travolto e distrutto da una valanga e dove morirono 29 persone. L'udienza davanti alla Corte di Appello dell'Aquila prenderà il via alle ore 9. L'appello è stato proposto dalla Procura di Pescara, che ha impugnato la sentenza emessa dal GUP del capoluogo adriatico a febbraio relativamente a tutte le posizioni per le quali era stata chiesta condanna in primo grado e per cui c'è stata assoluzione. A proporre appello anche alcune delle parti civili. Il procedimento davanti al GUP si era concluso con 5 condanne e 25 assoluzioni. In particolare sono stati condannati il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, a 2 anni e 8 mesi di reclusione, il dirigente del settore viabilità della provincia di Pescara e il responsabile del servizio viabilità dell'ente, Paolo D'Incecco e Mauro Di Blasio, l'ex gestore dell'albergo della Gran Sasso Resort & Spa, Bruno Di Tommaso e Giuseppe Gatto, redattore della relazione tecnica per l'intervento sulle tettoie e verande dell'hotel. Assolti in primo grado, tra gli altri, invece, l'ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, l'ex presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, e soggetti appartenenti a varie istituzioni come regione, provincia, comune e prefettura. Nel corso del processo, l'accusa, rappresentata dal procuratore capo Giuseppe Bellelli e dai PM Andrea Papalia e Anna Benigni, aveva chiesto 26 condanne per un totale complessivo di 151 anni e mezzo di reclusione e 4 assoluzioni. Il Partito Democratico delle Marche presenta Box Scuola di Formazione Politica Regionale. L'appuntamento è per lunedì 2 ottobre alle ore 11.30 presso la sede del Partito Democratico in Piazza Stamira 5 a Ancona. Durante la conferenza fanno sapere dal PD, presenteremo in dettaglio l'iniziativa insieme alla segretaria del PD Marche Chantal Bonprezzi, a Sara Calisti, che è responsabile della formazione della segreteria regionale del PD, e altri componenti della segreteria. E da Ancona andiamo a Fabriano, dopo la visita all'archivio storico della Fondazione Fedrigoni, alle cappelle gotiche della chiesa cattedrale di San Venanzo e l'incontro in municipio con il sindaco e i componenti della giunta, il tocco di campana del presidente del Rotary di Fabriano, Alessandro Stelluti, ha aperto il momento conviviale della visita ufficiale del governatore del distretto 2090, Gesualdo Angelico, in città.
momento dell'anno rotariano più significativo della vita del club fabrianese. E da Fabriano torniamo invece a parlare di iniziative della Regione Marche, che in questi giorni sta partecipando a Art Lab e ha anche ottenuto che il prossimo evento con l'omonimo titolo si svolgerà proprio nella nostra regione. Vediamo. La Regione Marche partecipa alla sessione di Art Lab Territori, Cultura, Innovazione in corso a Bergamo, l'appuntamento dedicato all'innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali promosso da Fondazione Fitzcarraldo in partnership con una rete di enti e soggetti pubblico-privati nazionali e internazionali, tra cui le Marche. Sono davvero lieta dell'accordo di partenariato con la nostra Regione, ha dichiarato l'assessore alla Cultura Chiara Biondi nel suo intervento all'incontro dal titolo Verso Art Lab 2024, e possiamo già annunciare che la prossima sessione di Art Lab, prevista nella primavera 2024, si terrà a Montalto delle Marche. Il comune della provincia di Ascoli Piceno è infatti il risultato primo classificato tra i comuni marchigiani nell'ambito della misura del PNRR Attrattività dei Borghi Linea A, con cui sono stati individuati i progetti pilota a livello nazionale destinati alla rigenerazione culturale, sociale e economica dei borghi a rischio abbandono o abbandonati, ricevendo un premio di 20 milioni di euro. La Regione Marche, prosegue Biondi, con la legge Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile, ha inteso sostenere con importanti investimenti la rigenerazione dei tanti borghi e centri storici presenti nel nostro territorio. Mi piace sottolineare che si tratta di una misura perfettamente in linea con quella ministeriale. Gli incontri di Art Lab sono occasione di confronto sul futuro del settore culturale italiano nel contesto europeo e internazionale e di riflessione sulle sfide e le prospettive dell'ecosistema culturale e creativo. Tra le tematiche affrontate: intelligenza artificiale, partenariato pubblico-privato, condizioni per gli investimenti, nuove competenze, normative per le imprese culturali e creative. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato accolto nella sede della provincia di Macerata dal presidente Sandro Parcaroli, dal vicepresidente Luca Buldorini e dalla consigliera delegata Laura Sestili. A dare il benvenuto al ministro anche il prefetto Flavio Ferdani. Nella prima tappa della sua visita in città, il ministro Salvini è stato informato da Parcaroli di alcuni progetti viari che interesseranno il territorio, in primis il nuovo collegamento tra la caserma dei Vigili del Fuoco di Macerata e Collevario, a cui stanno lavorando gli ingegneri dell'ufficio viabilità della provincia di Macerata. E a Treia invece c'è stato un nuovo consiglio comunale dove si è a lungo dibattuto sull'utilizzo dell'attracco meccanizzato. Il sindaco Franco Capponi ha ricostruito la storia dell'opera nel corso del suo intervento, sottolineando e spiegando i motivi per cui a oggi non sia ancora utilizzabile. Dopo i collaudi in programma il 3 ottobre l'impianto di risalita potrà tornare a disposizione della città, seppure, dice il sindaco, si tratta di un impianto molto dispendioso e di difficilissima gestione. E da Treia torniamo invece a parlare di tutto il territorio, perché la CNA Marche è tornata sulla questione infrastrutture. Connettersi al futuro non solo attraverso le strade ma anche attraverso la fibra è quello che l'ente, anzi l'associazione, chiede. Ascoltiamo. Strade, ferrovia, fibra, superare il gap infrastrutturale che frena la competitività delle imprese marchigiane, un obiettivo che la CNA Marche ha messo al centro dell'Assemblea regionale. Marche e infrastrutture, connettersi al futuro, criticità, obiettivi e progetti per superare l'isolamento. È questo il titolo della tavola rotonda alla quale hanno partecipato il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, l'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, il commissario straordinario la ricostruzione sisma 2016 Guido Castelli, il presidente CNA Marche Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni. Il confronto è stato moderato da Daria Paoletti, giornalista parlamentare di Sky TG24. Porto, aeroporto e interporto fondamentali sono per la CNA, hanno sostenuto il presidente regionale Paolo Silenzi e il segretario Moreno Bordoni. Sono le infrastrutture strategiche del porto di Ancona, aeroporto e interporto
trasporto che vanno integrate in una sola piattaforma logistica per potenziare i collegamenti nazionali e internazionali della nostra regione, rete viaria dalla terza corsia sull'autostrada 14 al completamento della Quadrilatero e alla Fano-Grosseto, passando per Intervallive e Pedemontane per collegare le aree interne delle Marche con la costa e con le altre regioni italiane, hanno dichiarato Silenzi e Bordoni. Sono numerosi gli interventi necessari in una realtà dove l'87% delle merci transita su gomma. Attualmente la rete viaria marchigiana ha una lunghezza di 65,3 km per 100 km quadrati rispetto a una media nazionale di 58,1 km, ma sono strade che vanno dall'entroterra alla costa, mentre le aree interne sono collegate tra loro poco e male. Ferrovia dall'alta velocità nella linea adriatica e dal potenziamento dei collegamenti con Roma. Senza questi interventi, secondo Silenzi e Bordoni, arriveremo impreparati al 2030, quando il 30% dei trasporti merci su strada, per tratti superiori a 300 km, dovrà essere trasferito su rotaia o su nave, una percentuale che sale al 50% entro il 2050. Il rilancio del territorio passa anche dalle iniziative culturali, per questo il Festival d'autunno farà tappa a Piora con il segno di un mix tra cultura, spettacolo e enogastronomia. L'appuntamento è fissato per domenica 8 ottobre con l'evento Clou delle ore 19, quando in piazza Isabella d'Este si esibirà in concerto gratuito Cristina D'Avena, ospite d'onore della giornata piorachese. Da Pioraco veniamo a Tolentino perché il prefetto Flavio Ferdani, alla presenza del direttore regionale Cristina D'Angelo, del comandante di Ancona Pierpaolo Patrizietti, del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, ha visitato il campo base allestito al distaccamento Vigili del Fuoco di Tolentino nell'ambito dell'esercitazione di colonna mobile regionale che ha avuto inizio in data 26 ottobre. Restiamo a Tolentino per l'inaugurazione di Piazzale Chindo e il concerto della fanfara. Vediamo. La giunta ha voluto dedicare un piazzale in zona pace ai caduti di Chindo, rendendo omaggio all'aeronautica militare. Sì, zona pace ha un nome molto importante, molto pesante. Abbiamo intitolato un bel piazzale ai caduti di Chindu che stavano in missione di pace e sono stati trucidati. Quindi nel centenario dell'aeronautica militare italiana abbiamo voluto ricordare questi 13 caduti in nome e per conto della pace, per sopperire alle necessità di persone che avevano fame, sete e purtroppo sono stati massacrati. Quindi noi abbiamo ricordato oggi questo terribile momento dopo 60 anni, ma abbiamo anche voluto fare un momento di distensione in piazza con la fanfara che ci ha veramente deliziato con delle musiche straordinarie, mettendo in evidenza che la fanfara non è solo per musica di battaglia, ma è anche musica per poter star bene in una piazza e vivere in pace con tutti. Generale, oggi la città di Tolentino ha reso omaggio nell'anno del centenario all'aeronautica militare con l'intitolazione di un piazzale ai caduti di Chindu e anche un ringraziamento per quanto l'arma ha fatto durante il periodo della pandemia per aiutare gli ospiti della casa di riposo. Assolutamente sì, 100 anni di presenza in volo verso il futuro, l'aeronautica c'è stata e ci sarà sempre. La serata si conclude. Va a concludersi, ma un pensiero va alla piccola Laura di Torino, venuta meno in quel funesto incidente, però dobbiamo rialzarci con coraggio, è stata una fatalità. Noi tutta l'aeronautica siamo abbracciati alla famiglia, al tricolore di questa bellissima nazione. Per questa serata spero che con Tolentino si rinvigorisca ulteriormente il concetto di supporto alla nazione. Siamo al servizio del paese, dei più deboli, di chiunque. E quindi grazie di questa opportunità che viene offerta alla mia forza armata, a questa grogliosa aeronautica militare. Tutto questo evento è stato curato e un po' anche voluto da Stefano Servilli, che ha un passato nell'aeronautica ma che ha voluto e proposto all'amministrazione di dedicare il piazzale ai caduti di Chindu e che poi ha fatto da tramite per l'arrivo della fanfara. Sì, questa è stata una decisione presa col sindaco per ringraziare il passaggio durante il periodo Covid della parte sanitaria della Forza Armata,
che ci ha dato una grossissima mano, soprattutto per i nostri anziani nella casa di riposo, e quindi col sindaco abbiamo deciso, contattando il colonnello Filippo della base di Loreto, se era fattibile la presenza durante un'inaugurazione di un piazzale che avrebbe ricordato degli aviatori morti in passato per la pace, e se era possibile rendere più solenne l'evento con la presenza della fanfara della prima regione aerea. Il colonnello ha dato subito la sua disponibilità e in questi mesi ci siamo adoperati per poter concretizzare l'evento di oggi. Settimana da dedicare allo stare insieme all'aria aperta a Valfornace, tra passeggiata, escursioni e eventi sportivi. Oggi, sabato 30 settembre, e domani, domenica 1 ottobre, nel comune Bandiera Arancione arriva la festa nazionale del plein air. Sempre nella giornata di domani, domenica, invece, Valfornace ospiterà anche un evento sportivo di livello assoluto promosso dalla Federazione Motociclistica Italiana. Il tracciato cittadino ospiterà infatti per l'occasione il campionato regionale enduro, insieme al campionato di mini enduro e di enduro sprint per le Marche e l'Abruzzo. E a proposito di plein air, nel weekend 29-30 settembre e 1 ottobre anche Camerino ospita la festa nazionale del plein air, in attesa del grande appuntamento dell'8 ottobre con la caccia ai tesori arancione. Oggi sabato 30, appuntamento nell'area di via Macario Muzio alle ore 12 con il saluto del sindaco Roberto Lucarelli, che poi offrirà un aperitivo e effettuerà anche la consegna della borsa di benvenuto a tutti i partecipanti. E con la festa del plein air di Camerino si chiude anche il nostro video news. Prima di augurare a tutti voi un buon fine settimana, andiamo a vedere che tempo farà per la giornata di domani. Il meteo per domenica 1 ottobre 2023. Cielo sereno, precipitazioni assenti, temperature stazionarie, venti di brezza leggera occidentali durante la notte e al mattino, mare quasi calmo.